Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Trepanoce, un viaggio tra sapori ed emozioni, in un contesto unico con la cucina dello chef Tino Vettorello. Ti vuoi bene? Scegli il latte Soligo QV. QV è il marchio veneto della qualità verificata. Primi in diretta su Rete Veneta, benvenuti, linea diretta per parlare di alpini. Perché? Perché in questo fine settimana Conegliano ospiterà la Dunata Triveneta degli Alpini. Per questo siamo con il sindaco di Conegliano, Floriano Zambon, però per parlare di alpini siamo anche con Adriano Giuriato del gruppo Città di Treviso, perché c'ha una cosa particolare da raccontarci con i muri, e poi con Sergio Tasser, che noi conosciamo molto bene perché è storico oltre che giornalista. E direi intanto di partire un po' subito con la storia degli alpini, Sergio. Grazie per essere qui. Intanto cominciamo con la storia degli alpini. Perché gli alpini e soprattutto da dove nasce la loro storia? Dopo la sconfitta francese nella guerra franco-prussiana, l'allora ministro della guerra, Ricotti Magnani, si impegnò a riformare le forze armate italiane post-risorgimentali. Fu assunto come modello quello prussiano, nel senso che i prussiani avevano una mobilitazione immediata grazie alla territorialità delle loro truppe, e tuttavia venne privilegiato a livello politico il discorso dei reggimenti che dovevano integrare diverse parti dell'Italia. Quindi saltava fuori che un reggimento aveva, non so, una parte, un terzo proveniente dalla provincia di Ferrara, un altro dall'Aquila, un altro ancora da Firenze, e quindi creavano un reggimento. Per esempio, come dicevo prima che iniziasse la trasmissione, il reggimento Lupi di Toscana, anzi Toscana, adesso Lupi di Toscana, così furono soprannominati quelli che si coprirono di gloria nel Basso Isonzo, non era composto da toscani, bensì da bergamaschi e da bresciani. Gli unici reparti che riuscirono poi, su suggerimento del fondatore degli alpini Giuseppe Perucchetti, che era un capitano di Stato Maggiore che mai fu alpino e mai fece parte degli alpini, furono gli alpini, che nacquero appunto da una sua idea, che era quella di far difendere le valli e i monti dell'Italia, dei nostri confini, da truppe, da valligiani, da truppe che li abitavano. Dicevano: solo questi sanno e conoscono le zone in cui dovrebbero essere chiamati a combattere, solo questi sanno quali sono gli sforzi e i segreti e i pericoli della montagna. Non fu semplice, per il semplice motivo che Quintino Sella tagliava a più non posso le spese nazionali. Comunque, tuttavia, dopo... ieri come oggi. Esatto, la storia più o meno si ripete. Comunque, con un discorso quasi di fureria, nella riforma Ricotti Magnani fu inserita la nascita degli alpini. Quali alpini, poveracci? Erano vestiti come la fanteria sostanzialmente, salvo l'anno successivo, invece delle calzature normali della fanteria e del cappotto della fanteria indossato sopra la camicia, vennero attrezzati con gli scarponcini, con una giubba particolare, eccetera eccetera, e rispetto poi alle normali truppe venne dato loro un copricapo alla calabrese, che è l'antenato del cappello di alpino. Adesso poi all'inizio degli anni 900 nacque il cappello alla grigia e poi il cappello alpino, il feltro che noi conosciamo, ma il primo cappello degli alpini fu il cappello alla calabrese con penna d'aquila. Poi la stranezza... E come era fatto il cappello alla calabrese? Il cappello alla calabrese era un normalissimo cappello di feltro, come una bombetta, con le tese abbastanza più larghe della bombetta e con la penna e la nappina. Quello invece, la grigia, era... sembrava quasi il cappello da Boy Scout sostanzialmente, e dopo invece, eccolo, quello che avete visto prima era il cappello alla grigia, e dovrebbe esserci anche una fotografia che prego il tecnico di trovare e di mandare in onda, proprio del cappello. Questo è alla grigia, e vicino c'è anche il cappello alla calabrese.
E stranamente il primo impiego bellico degli alpini fu in Africa, e nella battaglia di Adua parteciparono gli alpini, furono mandati quasi 1980 eccetera, e tornarono in Italia soltanto 95-98, una cifra del genere, quindi soltanto il 10% di quelli che parteciparono. Torneremo a parlare di storia, poi storia della prima guerra mondiale legata agli alpini con Sergio Tazza. Ma della battaglia di Adua c'era anche qualche coneglianese, perché voi a Conegliano avete da poco inaugurato il restaurato monumento ai caduti. Sì, diciamo che il monumento ai caduti è stato realizzato in ricordo dei caduti della Grande Guerra. Ah, e quindi, perché certo i monumenti ai caduti delle città ci sono tutti. No, invece proprio nel restauro conservativo che fu fatto nel 95, per scelta della sovrintendenza, tutte le superfettazioni che erano state aggiunte negli anni sono state eliminate, quindi è tornato ad essere il monumento della Prima Guerra Mondiale, inaugurato tra l'altro l'8 novembre 1925 dal re, realizzato su disegno dell'architetto Coletti, che ha fatto un bellissimo... Parliamo di questo monumento, perché il monumento è stato restituito alla città degli Alpini, giusto? Sì, è stata una collaborazione, una sinergia, il comune ha messo una parte delle risorse e il resto l'hanno messo gli Alpini, ed è uno dei segni che la sezione ha voluto lasciare e vuole lasciare per il suo 90esimo, insieme al grosso intervento di ripulitura del Monticano con l'asporto di circa 3.000 metri cubi di materiale di risulta per ripristinare l'officiosità idraulica del fiume. E credo, insomma, che in questo periodo questa bella sinergia tra la civica amministrazione, la sezione e quindi gli alpini della sezione abbia portato dei bei risultati non solo a Conegliano ma nei 17 comuni che sono interessati alla valenza territoriale della sezione di Conegliano. Tra l'altro, diciamo che Conegliano è doppiamente interessato, perché c'è un gruppo che è il gruppo Conegliano. Sì, beh, ecco, diciamo che Sergio ci ha fatto fare un tuffo indietro nella storia, ricordandoci Perucchetti, ricordandoci giustamente il battesimo di fuoco. I reparti poi si costituirono via via a Conegliano, che era uno dei luoghi prediletti per quanto riguarda il periodo invernale dei reparti, ha visto la nascita di tre importanti reparti. Tra l'altro sono tre reparti tra i pochi sopravvissuti, perché a Conegliano è nato il 6° Reggimento Alpini, che oggi è ancora vivo e vegeto e svolge la sua funzione, la sua attività in Valpusteria, tra San Candido e Bressanone. E il 7° Reggimento Alpini, che ha inglobato il Battaglione Feltre e che adesso ha sede a Belluno. E in più il gruppo Artiglieria da Montagna Conegliano, che ha avuto vicende alterne durante gli anni, però se guardiamo è l'unico reggimento di artiglieria, battaglione o gruppo anzi di artiglieria da montagna rimasto, inglobato nel 3° Reggimento Artiglieria da Montagna, che compie proprio quest'anno 100 anni e che noi abbiamo insignito della cittadinanza onoraria che gli verrà concessa sabato pomeriggio in piazza. La caserma più importante degli alpini, o comunque legata agli alpini, a Conegliano qual è? Allora diciamo che Conegliano, come dicevo, negli anni, soprattutto nei periodi di nascita di questi reparti, vedeva una presenza di militari elevatissima. Pensate che la popolazione della città era intorno ai 10.000 abitanti, parliamo del periodo tra l'800 e il 900, e stazionavano in città durante il periodo invernale 4.000 militari, quindi era sostanzialmente un centro militarizzato. C'era una grandissima caserma nella zona che si chiama poi tuttora ex Piazza d'Armi, caserma Vittorio Emanuele. C'era una caserma che era tra l'altro un vecchio convento, il convento dei Domenicani, che è ancora in piedi in parte dopo i bombardamenti della Prima Guerra Mondiale, che è la caserma Marras, e ne avevamo altre due, la caserma Montello, che oggi è diventata il parco di Santa Caterina, un giardino proprio nel cuore della città. E in più un'ultima caserma, che è stata la sede ultima del 33esimo IVW Falzarego, che vive ancora qui perché in questo momento è di stanza la caserma Cadorin di Treviso, caserma San Marco, che è stata dismessa nel 1985, se non ricordo male. Ecco, su quella noi abbiamo tutti i manufatti che il comune nel tempo ha acquisito.
Quindi diversamente da quasi tutte le città o tutti i centri che oggi sono, si confrontano con le problematiche legate a questi compendi militari che non hanno nessuna, cioè non c'è un proprietario in sostanza. Il Comune di Conegliano, via via che c'è stato l'abbandono da parte dei reparti, ha acquisito a patrimonio tutti questi fabbricati, e per esempio la caserma San Marco, perché mi sembrava giusto, ero sindaco a quei tempi, che rimanesse comunque una testimonianza di archeologia militare, perché se è vero che il tempo è stato costellato da presenze particolari, penso al periodo dei monasteri, quando ne avevamo 12 monasteri, quando, prima dell'arrivo di Napoleone, quindi una presenza importante anche per la civiltà della città. I militari hanno dato un grande contributo, soprattutto in quel periodo, e quindi era giusto che rimanesse una testimonianza di archeologia militare. E quindi nell'ambito della San Marco abbiamo alloggiato uno dei pochi corpi ancora militari, e cioè la Guardia di Finanza, nella Palazzina Comando, garantendoci quindi il mantenimento almeno di una parte di archeologia militare. Torneremo poi a parlare delle caserme, ma parlavo della caserma Marras perché è una caserma dove arriveranno i muli, perché adesso parliamo di questo viaggio che faranno gli alpini trevigiani, con, non da soli, ma con, diciamo, da sempre il collega delle marce per gli alpini, cioè il mulo. Allora, Adriano Giuriato, cosa ci racconti? Allora, buongiorno a tutti. Noi quest'anno facciamo il sesto percorso della memoria, partendo da Fagaré della Battaglia, arrivando a Conegliano sabato sera. Partiamo venerdì mattina e arriviamo sabato sera a Conegliano. E perché proprio Fagaré? Ma a Fagaré, perché là c'è un ossario, e se guardiamo i precedenti percorsi della memoria che abbiamo fatto, siamo sempre partiti da un paese, un sito che ricordasse i caduti non soltanto alpini, ma della guerra 15, soprattutto della guerra 15-18. Per cui era giusto partire da Fagaré. L'altra volta, per andare a Bassano, siamo partiti da Nervesa, che anche là c'è un ossario, per cui sono cose che ci teniamo a fare e ricordare questi. E con i muli, allora, che tragitto fate? Con i muli, praticamente dopo la cerimonia al monumento Fagaré, ce ne sarà un'altra in piazza Fagaré, che c'è un monumento, poi si passa al mulino della Sega, che adesso poi arriviamo con Sergio Tardi, anzi fermiamoci un attimo, certo, perché allora facciamo questo itinerario e la spiegazione veloce. Mulino della Sega. Mulino della Sega è stata, dopo la prima vittoria italiana, battaglia del 16-17 novembre 1917, la prima vittoria italiana dopo la disfatta di Caporetto, ma è importante ricordarlo perché fu la prima volta in cui entrarono in combattimento i ragazzi del 99. Esatto. Ecco, accanto ai bersaglieri del generale Ceccherini, terzo reggimento bersaglieri, medaglia d'oro. Ecco. Come funzionò? Perché tu conosci questa funzionò che questi ragazzi erano arrivati la del 99, sera del 99, 17 anni. 17 anni. Ecco, erano arrivati la sera prima allo scalo Motta di Treviso, erano stati mandati sotto a farsi le tende vicino a Carbonera. E accadde che il 92esimo imperiale regio reggimento di fanteria, metà ceco, metà austriaco, sfondò sulla linea e si impadronì del Molino della Sega. Il Molino della Sega adesso non esiste più, c'è soltanto un monumento. Lungo Piave, è molto importante ricordarlo, perché il Molino della Sega era il mugnaio, era un certo Pasin che diede alla patria, alla Chiesa Cattolica, ben tre preti, uno dei quali, Monsignor Ferdinando Pasin, che fu parroco di San Martino Urbano, è giusto fra le nazioni per gli israeliani, perché ha salvato la bellezza di 235 ebrei dallo sterminio. Questa è una bella storia da raccontare. Comunque il Mulino della Sega, sostanzialmente questi furono armati e ancora il latte della mamma quasi del mattino, furono mandati a combattere. Questi erano giovani entusiasti che non sentivano il disagio di questa disfatta di Caporetto, ribaltarono la situazione. Diaz, che era da poco diventato comandante supremo dell'esercito, li citò
nel bollettino di battaglia, e di loro si impadronì ovviamente il trombone che era D'Annunzio, e poi il Corriere della Sera fece la controcopertina del giorno 9 dicembre 1917, e quindi questi ragazzi del 99 iniziarono ad essere un mito, lo stesso mito che invece erano da sempre gli alpini, da quando combatterono oltre quota 3.000 all'Adamello e poi in tutta la Guerra Bianca, dall'Adamello alle Dolomiti, alle Montagne della Carnia sostanzialmente. Sindaco, i giovani, perché visto che si parla di ragazzi del 99, noi ci si aspettano circa 17.000 persone, mi pare, sui 20.000 persone, speriamo ci siano anche molti giovani, ma gli alpini attraggono i giovani? I valori degli alpini sono sicuramente attuali, sono di interesse e lo vediamo anche in questi giorni. Devo dare atto alla sezione e all'organizzazione dello sforzo enorme che è stato fatto di imbandieramento non solo della città ma del territorio che riguarda la sezione, a partire dal ponte sul Piave, importante anche come simbolo, fino a Ponte della Muda. E tutte bandiere tricolori. Sì, beh, sono state messe, adesso non so dirvi il numero, ma sono sicuramente parecchie migliaia, superano sicuramente le 10.000. Questi segni hanno destato inevitabilmente interesse. Quindi io sono convinto che ci sarà curiosità. Poi sui numeri, ci sono i numeri che ci fanno riflettere e pensare. Pensate, ci sono 34 fanfare già prenotate. E questo è un segno, 34 fanfare normalmente accompagnano circa 500 persone all'una, e quindi il conto è presto fatto relativamente alla sfilata, che dovrebbe essere intorno ai 18.000 che sfilano. Ma come avviene la radunata nazionale normalmente sfilano dai 60 ai 70.000 alpini, con un movimento di persone che è intorno ai 400.000, quindi nella logica della proporzione siamo lì, quelli che sono stati i numeri indicati. Se il tempo ci aiuterà, ma è così almeno dalle previsioni, credo che avremo una radunata memorabile, in considerazione soprattutto del fatto che è la radunata dell'inizio dei ricordi del periodo del centenario. Sì. Stiamo parlando dei primi fanti che hanno varcato il Piave, e tra questi evidentemente vanno ricordati anche gli alpini. Siamo di fronte ad una radunata che ha visto un anno che ha visto la radunata nazionale molto distante, perché insomma l'Aquila non era a due passi, quindi anche tanti possono aver scelto magari di muoversi più da vicino e quindi di venire alla radunata triveneta, che ricordo il Triveneto ha circa il 45% degli iscritti dell'associazione nazionale. Ecco, quindi penso che... Poi diciamo anche un'altra cosa che con lei hanno osservato speciale, perché sul 2017 si punta molto per la nazionale, giusto? Guarda, questo è un discorso che a me sta da sempre molto a cuore. Siamo stati un po' protagonisti dei primi incontri, correva l'anno 2008. Esatto. Quando abbiamo fatto il primo incontro, quando ero vicepresidente della provincia, con i presidenti di sezione, ricordo, per fare un ragionamento su una dunata che doveva essere la dunata del Piave. Sebastiano Favaro. E sì, e c'era anche proprio Sebastiano Favaro, che non era ancora presidente nazionale, credo che il senso di quella dunata, e quindi penso che se all'associazione sta a cuore la storia veramente, il senso della dunata sia quello di ricalpestare i percorsi di chi li ha calpestati in momenti storicamente riconosciuti e, come è appena stato detto da Sergio, con onore, con impegno, con dedizione, con passione, con trepidazione, e aggiungeteci quello che ritenete. Quindi credo che quella donata lì sia un dovere dell'associazione nei confronti del Piave, e perché il Piave ha definito le sorti di quel conflitto. Le tre battaglie dell'ultimo anno sono quelle che hanno sostanzialmente chiuso la partita, con gli alpini ovviamente meno impegnati nella parte di pianura, perché erano più impegnati nella parte della Guerra Bianca e delle zone che ha appena citato benissimo Sergio, però io credo che, come anche le altre associazioni d'arma hanno fatto questa scelta, penso ai bersaglieri, penso che possano citare, che faranno la radunata nazionale nel 2018 sul Piave, perché loro faranno proprio da San Donà salendo, un po' come il percorso che fanno gli amici alpini di Treviso con i muli. Ecco, io penso che questo sia, non è più un problema di essere all'interno della città. Per quanto riguarda gli alpini, la radunata del Piave deve essere una riscoperta del luogo, una riscoperta di quella che è stata una delle plaghe che ha inevitabilmente segnato la storia dell'Italia.
Prima di ridare la parola a Sergio, il prossimo passaggio, dopo il mulino della sega? Sì, volevo soltanto dire una cosa. Prima il signor Sergio ha accennato i ragazzi del 99, mio nonno era un ragazzo del 99, per cui mi fa piacere che... Vedo che gli uccicoli... sì, dai. Il nonno raccontava belle cose, immagino. Beh, sai, quegli anni là magari non... È morto giovane, tra l'altro, per cui non ho avuto modo, non mi ha visto fare l'alpino, per cui sì. Un'altra cosa, come diceva prima il sindaco, sì, riproponiamo quello che lui pensava di fare un po' il Piave, il percorso del Piave, in un modo diverso di quello che lui prevede, però ecco là. Detto questo, dopo il Mulino della Sega andiamo a Salet Walk, che c'è... Ci sono tre monumenti, tra cui uno inglese, perché l'ha accettato una componente inglese che ha aiutato gli italiani nell'attraversamento del Piave in quell'occasione. E qui ci fermiamo perché Sergio Tarzer ha delle cose da dire, oltre che ricordare quel punto. Ecco, mi aggancio a quello che diceva il sindaco Floriano Dambon, per ricordare che dopo Caporetto e nelle battaglie, negli scontri di resistenza e poi di vittoria, qui in provincia di Treviso non combatterono soltanto fra le truppe di montagna, quelle italiane, cioè gli alpini, ma combatterono anche quelle tedesche, i Gebirgsjäger, quelli di Rommel, combatterono ovviamente i Kaiserschützen, sempre nella zona del Monte Tomba, e soprattutto desideriamo ricordare quello che si dimentica, l'exploit e la vittoria, che per loro è come fosse la vittoria della Grande Guerra, sul Monte Tomba il 30 dicembre 1917 degli Chasseurs Alpins, cioè i cacciatori alpini, che sono le truppe alpine francesi. Anche se, ricordo, le truppe alpine più antiche sono proprio gli alpini italiani. Ecco, però raccontaci questa cosa, che i francesi non erano molto contenti di combattere con gli italiani perché non avevano considerazione. Non avevano grande considerazione. Furono mandati dopo Caporetto in Italia. Cadorna, che era ancora capo di Stato Maggiore, li mandò sull'Adamello. Poi furono ritirati, imbarcati in treno a Brescia e mandati lentamente verso il Vicentino e il Trevigiano. Io ho letto le memorie reggimentali di alcuni reggimenti Chasseurs Alpins e ricordano che, per esempio, a Cittadella, dove si fermarono, c'era il Pinar, cioè il vino, che era a buon mercato. Poi furono mandati in Val Cavasia, Cavaso, Possagno, eccetera, eccetera, dove sono ricordati, erano ricordati dai contadini, quelli che erano rimasti, con l'appellativo di Dindon, che non c'entra niente con le campane, bensì con l'intercalare francese di donc, di donc, dimmi dunque, per cui questi qua, invece di dire i francesi, cioè, dicevano i Dindon e i Zendai de qua, i Zendai de là, ecco. Ma questi un Dindon? Sì, ecco, e quindi, e poi è da ricordare appunto che ci fu questo fatto d'arme molto importante, perché fermò finalmente il nemico sul Monte Tomba, che era per loro una chiave di volta. Certo, la più importante chiave di volta da scardinare sarebbe stato il Monte Grappa, però tutto sommato il Monte Tomba andava bene. Lì provarono i Gebirgsjäger germanici e non riuscirono, provarono anche i Kaiserschützen, che erano gli Schützen di Trento e di Bolzano, pensate, che poi furono trasformati nel corso della guerra e ridefiniti Kaiser, cioè gli Schützen dell'imperatore, per dare merito al loro valore, e non ci riuscirono, non soltanto grazie allo sforzo bellico degli Chasseurs Alpins, dei cacciatori alpini francesi, ma anche dei nostri soldati, come si è visto. Tant'è vero, se qualcuno di voi ha voglia e piacere di andare sul Monferrare a Monte Tomba, si renderà conto che c'era poco da Monte Tomba a scendere a Possagno. Quindi fermare le truppe in quel posto è stato veramente onorevole e glorioso. Un breve accenno a Salet Walk, perché lì ci sono i caimani del Piave, lì su questi diciamo così... Ci sono i caimani del Piave, c'è a Camaloli vicino è nato il Manareta, che fu
il Voltarel era il Candelù di Maserà, nacque il Manaretta, che era il più noto di tutti. Ebbene, questi caimani del Piave erano gran parte erano arditi rivieraschi provenienti dalle rive del Piave o della Laguna, e molti di essi furono anche alpini. Ricordiamoci, fra questi arditi ricordiamoci fu anche uno che fu il primo paracadutista lanciato in zona di guerra, che è la medaglia d'oro, Alessandro Tandura, padre di un'altra medaglia d'oro, Luigi Tandura, partigiano, ucciso in combattimento, faceva parte della brigata Osopo nei pressi di Udine. Ma desidero ricordare che una delle prime medaglie d'oro degli alpini è stato il trevigiano generale Tommaso Salsa, e guarda caso non sulle Dolomiti o chissà dove, ma in Libia, ecco, per dire com'è la situazione. E infine desidero ricordare che, tra l'altro, mi pare dia il nome anche alla sezione di Conegliano, Sante Dorigo, uno che purtroppo si dimentica, perché era una persona schiva, e sul Zugna in combattimento era dato già per morto. Tant'è vero che Vittorio Emanuele, quando gli dissero c'è questo Dorigo, dice, ah, lo conosco perché, ma sai per cosa lo ricordava? Per questioni burocratiche, perché avevano dato la medaglia d'oro alla memoria. Invece questo era stato tirato fuori dal carnaio dei feriti, trasportato nelle retrovie austro-ungariche e poi in un ospedale militare nei Carpazi, pensa un po', la roba tra Romania e Ungheria, era stato tirato in qua, fatto rivivere, e quando tornò in Italia dovettero modificare la medaglia d'oro alla memoria in medaglia d'oro, ecco. Ma comunque questo era una persona molto schiva, gli seccava molto essere strumentalizzato e utilizzato dal regime. Fu anche, tra l'altro, mi pare sindaco un paio d'anni di Mosnigo o Sernaglia, e fu lui che fece costruire quella piramide all'Isola dei Morti per ricordare i caduti nell'Oco. Andiamo sul vivo. Allora, come procede questo fine settimana? Velocemente. I preparativi sono a buon punto, si comincia venerdì sera con un concerto al Duomo, un concerto importante di avvio, e cominciano ad arrivare già, qualcuno è già arrivato, i primi ospiti, diciamo che il grosso arriva tra sabato e venerdì sera e sabato mattina c'è l'alzabandiera, poi c'è giustamente da parte del comandante del terzo reggimento artiglieria da montagna la presentazione della storia del reggimento all'interno del museo degli Alpini, che è proprio nel compendio della caserma, ex caserma Marras, diciamo convento dei Domenicani in origine. E nel pomeriggio alle 5 c'è il ricevimento del presidente nazionale, dei presidenti delle sezioni italiane e estere che saranno presenti, perché c'è qualcuno che ha già anticipato, anche non essendo triveneto, magari triveneto di origine, porterà anche il vessillo sezionale dell'estero, e poi alle 5 comincerà la fase, diciamo, del conferimento della cittadinanza onoraria, con la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, un corteo verso Piazza Cima, c'è anche questa disponibilità da parte dei vigili del fuoco di fare un'attività, diciamo così, un po' come quella del integrativa, che è stata di particolare effetto. In Piazza Cima ci sarà questa cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria. Dopodiché la fanfara degli ex della Cadore intratterrà i presenti anche con un carosello, e alle 6:30, alle 18:30 c'è la Santa Messa, perché fa parte anche questo di un momento importante degli incontri degli alpini, un momento anche di religioso, di suffragio dei caduti, officiata da Sua Eccellenza Monsignor Eugenio Ravignani, già Vescovo di Vittorio Veneto e Vescovo Emerito di Trieste. La serata poi prosegue, come giusto che sia, con lo spirito e nella migliore tradizione degli incontri degli alpini, con cori in tutte le chiese della città, e qua va ringraziato anche il Vescovo di Vittorio Veneto che ha reso possibile questa iniziativa, in altri locali che non sono chiese. E la cosa, secondo me, che sarà particolarmente suggestiva è che a meno un quarto, a mezzanotte, confluiranno tutti i cori e le bande presenti in gradinata degli Alpini per l'inno nazionale e la conclusione della giornata, che poi evidentemente avrà il posto, ma su quello noi non diciamo che è di libera iniziativa.
La mattina si comincia alle 9:30, anche lì abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile anche dal punto di vista della rappresentanza, abbiamo invitato i 10 comuni in medaglia d'oro che ci sono nel Triveneto, a partire da Osopo che è quella più storica e più antica medaglia d'oro, a tutti gli altri, passando anche per la provincia di Pordenone che è l'unica provincia che ha la decorazione di medaglia d'oro al valor militare. E successivamente poi ci sono le associazioni d'arma che faranno la loro sfilata e poi proseguiranno e seguiranno gli alpini. C'è tra le curiosità, tra le 34 fanfare, ce ne sono 33 di fanfare alpine e c'è una fanfara anche di bersaglieri che era giusto ospitare, quindi anche questo fa parte dell'evoluzione e delle buone relazioni. È importante che mi vada di corsa però. È previsto un passaggio di corsa, bisognerà lasciargli lo spazio adeguato. Dopo andremo avanti con la logistica. Voi invece arriverete a Conegliano quando? Noi praticamente dopo Salento ci fermiamo a Cima d'Olmo dagli Alpini e là ci riposiamo, sabato mattina si riparte da Cima d'Olmo, passiamo per Santa Lucia di Piave dove gli Alpini ci ospitano per una pasta asciutta e nel primo pomeriggio saremo a Conegliano a seguire dopo il programma che hanno proposto la sezione di Conegliano. Sempre con i muli? Sempre con i muli. Quanto erano importanti, quanto sono stati importanti, quanto sono importanti i muli nella guerra? Beh, furono eccezionali. Pensa che quando furono costituiti gli alpini avevano per ogni battaglione soltanto un mulo e una carretta per i bagagli, dopodiché si resero conto effettivamente che non bastava e che il mulo era l'unico animale che era in grado di mantenere con equilibrio e con saggezza tutto sommato, certo ricordo che il modo di dire distante dagli ufficiali, drio i cannoni e davanti ai muli sostanzialmente perché ogni tanto si incazzavano e quindi erano leggermente pericolosi. Comunque io volevo anche concludere dando onore a queste bestie che ormai fanno parte dell'iconografia della storia, con quello che scrisse il premio Nobel per la letteratura 1907 Rudyard Kipling, che fu in Italia come corrispondente di guerra nella primavera del 1917 e lui fu attratto veramente dagli alpini. Per esempio un altro grande letterato, Ernest Hemingway, fu attratto dagli arditi e viceversa Kipling fu attratto dagli alpini e scrisse: alpini forse la più fiera, la più tenace fra le specialità impegnate in ogni fronte di guerra, combattono con pena e fatica fra le grandi Dolomiti, fra rocce e boschi, di giorno un mondo splendente di sole e di neve, la notte un gelo di stelle. Nelle loro solitarie posizioni all'avanguardia di disperate battaglie contro un nemico che sta sopra di loro più ricco di artiglieria, le loro imprese sono frutto soltanto di coraggio e di gesti individuali. Grandi bevitori, svelti di lingua, orgogliosi di sé e del loro corpo, vivono rozzamente e muoiono eroicamente. Ecco, questo scritto da un premio Nobel, un grande britannico, Rudyard Kipling, mi pare che sia forse il più importante degli elogi a questo corpo. Ricordiamo un attimo chi c'era anche, chi era alpino, personaggi particolari. Gli alpini raggrupparono tutto la parte, tutta l'Italia, tutte le parti sociali, non erano rozzi come pensate uno degli alpini che poi non fu tanto amico degli alpini nella seconda guerra mondiale dopo la ritirata, fu Palmiro Togliatti, leader comunista, un altro alpino fu Italo Balbo, il RAS di Ferrara degli fascista, quello che fece poi bastonare a morte una medaglia d'argento come lui. E poi lui fu anche governatore della Libia. Governatore della Libia, poi centrato da artiglieria contraerea italiana. Ecco. E quindi ce n'è di tutti i colori. In realtà la politicità dell'Associazione Nazionale Alpini è nota, come la generosità storica dell'associazione e comunque del corpo degli alpini in momenti di necessità civile. Cominciarono proprio con l'incendio di un paese del Piemonte nel 1874, mi pare, e poi via via, li ricordiamo sul Vajont. Ecco, questo vedete è Palmiro Togliatti, del secondo reggimento alpini.
Ecco, che voleva andare addirittura volontario in prima linea sul Carso, ma aveva problemi di vista e quindi lo trattennero. Ecco. Giuliano voleva dire... Sì, tornando alla sfilata di domenica, noi porteremo un striscione che dice sul confine d'Italia di 100 anni fa per non avere più confini. Questo è il nostro motto e quindi per questo percorso. C'era uno sfidamento, ricordiamo che Rete Veneta seguirà in diretta la sfilata. Torniamo dal sindaco per la logistica. Allora, chi ci ascolta a casa gli è già venuto voglia di venire a vedere, di venire a partecipare. Si arriva con Agliano in macchina, dove si deve parcheggiare, c'è un servizio, come funziona? Allora, diciamo che abbiamo penso a tutto quanto, nel senso che si è cercato di creare le condizioni anche per il percorso della sfilata che creino meno problemi possibili, ovviamente compatibilmente con i numeri che abbiamo citato prima. Quindi i percorsi per esempio di sicurezza sono garantiti senza dover interrompere la sfilata o altro, perché ci sono dei percorsi alternativi che portano direttamente ai luoghi Quanto è lungo lo sfilamento? Circa 2 chilometri. Però è fatta in modo che rientrando consente per esempio gli accessi facili anche all'ospedale se dovesse esserci esigenza. Ci sono tutti i servizi di assistenza sanitaria per i convenuti, per i radunisti, molti arriveranno in pullman, difatti abbiamo circa 200 pullman che sono già prenotati, per i quali abbiamo già predisposto un parcheggio specifico, mentre per i camper abbiamo individuato un'altra area che è chiaramente già indicata. Chi arriva ad esempio dalla Ponte Bana o chi arriva dall'autostrada, tutte le segnalazioni in diciamo loco. Sì, non solo, ma poi ha la possibilità di arrivare fino alla cintura prima rispetto alla sfilata, quindi diciamo che la cintura che rimane prima della sfilata è tutto l'asse che va da San Vendemiano in via Maggior Piovesana, prosegue per viale Istria, via Cesare Battisti, e dà la possibilità ad esempio di ricollegarsi con la statale o con l'ospedale. Diciamo che rispetto al Giro d'Italia ci saranno meno problemi per chi ha delle altre cose da fare? Sicuramente sì, perché il Giro d'Italia tagliava la provincia in due. Noi in questo caso il nostro intervento è circoscritto, quindi sostanzialmente, nonostante ci sia soprattutto a nord il problema che bisogna fare uno scavalcamento di colle, per parlare in termini alpini, perché bisogna andare oltre il colle di Costa, ma comunque anche per quelli che vengono a nord e che devono andare verso Treviso non hanno problemi, perché all'altezza di via Lourdes, deviando su via Bachelet, si prosegue, si scende in via Legorizia e si arriva tranquillamente all'ospedale e poi si può proseguire si può arrivare in qualsiasi maniera. È chiaro che ci saranno dei disagi, perché tanti si muoveranno in macchina. Avevo chiesto alle ferrovie di spostare di 2 giorni l'avvio del cantiere per la sistemazione delle gallerie sulla tratta con Agliano Vittorio Veneto, per consentire soprattutto a quelli del Bellunese di scendere attraverso i treni, però purtroppo non ho ottenuto risposta favorevole. So che loro hanno però i servizi sostitutivi in pullman e di conseguenza anche quei servizi lì seguono un certo percorso e arriveranno comunque in stazione, perché l'arrivo alla stazione comunque è garantito. Adriano Giuliato, lei è stato all'Aquila, quanti trevigiani saranno presenti secondo lei sabato domenica? Ma io ho visto che rispetto alle altre adunate eravamo un 40% soltanto all'Aquila. Perché tutti hanno detto ci vediamo con Agliano. Sì, indubbiamente con Agliano rimane più facile, più appetibile, quant'altro. Il problema è che la distanza è lunga, poi forse anche andare su un posto che è già stato martoriato, non vedere bene una città perché la vedi ingabbiata da strutture, forse anche quello ha trattenuto un po' la gente a spostarsi. Teniamo conto anche un'altra cosa, il periodo economico che non è dei migliori. L'ultima battuta la diamo a Sergio Tazzer, ma perché gli alpini hanno questo spirito di corpo? Ma perché... È la montagna? Perché non soltanto la montagna, ma è il fatto che dall'inizio erano fra di loro, gente di famiglia, gente che si conosceva, dei loro posti. È stata l'intuizione. La famiglia alpina, insomma. La famiglia alpina. È stata l'intuizione quella di fare veramente questo corpo di alpini. Analogo è l'esempio della Brigata Sassari, Forza Paris, forza fra di noi.
Ecco, questa è la verità. E quindi purtroppo l'esercito italiano, è ancora Regio Esercito, non comprese questo che era, poteva essere per certi versi, in molte situazioni, l'uovo di Colombo. Grazie ai nostri ospiti, grazie a tutti voi per l'attenzione, quindi appuntamento con Rete Veneta, sabato sera saremo in piazza Conegliano per parlare proprio di questa sfilata con uno speciale focus, domenica invece dalle 8.30 cominceremo la nostra lunga diretta come facciamo sempre per seguire la donata triveneta degli Alpini, se poi volete vederla, avete visto c'è tutto quanto, volete vederla dal vivo e tutto quanto organizzato, e a me non resta che darvi appuntamento per quanto riguarda gli Alpini a sabato sera. Arrivederci e grazie. Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Al Traghetto, cucina di qualità e tradizione, pizza unica e originale, griglia 100% made in Italy. Buona Lea, la casatella trevigiana DOP Soligo. Buona, la più buona d'Italia.